Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati sul canale, qui Cappello di Paglia. Finalmente sono tornato dalle vacanze, e poi vacanze, ho lavorato 2 mesi. Ma tranquilli che quei soldi verranno investiti qua sul canale, e saranno tanti. Ma più che altro, voi cosa avete fatto? Cioè, io mi sono trasformato in un profugo nigeriano, e penso si noti. Ma detto questo, andiamo ad aprire questo pacchettino e a fare alcune considerazioni su alcuni temi e alcune cose che sono successe durante l'estate e negli ultimi giorni. Ah, ragazzi, guardate quanto è fottutamente grande il pacco. Diciamo che mi è capitata l'occasione su Facebook e quindi, cioè, non potevo tirarmi indietro ad acquistare questo lotto. All'interno ci sta roba bella? Sì. Potevo pagarla di meno? Sì, un tantino di meno, sì. Però comunque sono carte di tutto rispetto. Se devo essere sincero, non ricordo quali sono tutte le carte che ci stanno all'interno. Però, vabbè, andiamo a vedere insieme. Bene. Celofan su celofan, togliamo il primo strato e andiamo al secondo. Vi avevo detto di fare un pacco buono e mi sembra che ha mantenuto le mie aspettative, forse anche troppo, eh. Ah, mi ha lasciato pure l'album, almeno così so dove mettere tutte queste carte. Spero che ci siano tutte e di non essermi preso un'altra scammata come il mio solito. Allora, andiamo a vedere. Ovviamente quasi tutte le carte che stanno all'interno di questo album sono in vendita slash scambio. Quindi nel caso scrivetemi su Instagram, trovate i due profili qua sotto in descrizione e fatemi sapere cosa vi serve. Allora, andiamo a vedere. Bene, e l'album è inutilizzabile. Allora, abbiamo. Forse mi conviene tirare fuori prima tutte le carte e poi farvele vedere. Ok, ragazzi, bene, questa è tutta la roba e io me la sono già spoilerata. Sinceramente, alcune carte non ricordavo che ci fossero e sono contento così. Adesso andiamo a vedere la prima parte. Allora, abbiamo. Come mostri abbiamo questo Stratos da PT03 in condizioni quasi perfette. Poi, come super abbiamo 3 Arcidemone Demone Eterno. Poi, doppio miraggio e doppia pattuglia stradale Stygian, così almeno ho, diciamo, una piccola base Infernity, considerando che poi in un altro lotto ho comprato un mazzo Infernity dove praticamente mancavano solo queste, ho tutto Infernity. Poi 2 Cybernaga super, una in prima e una in seconda, doppio Cavaliere dell'Armageddon in seconda, doppia Shura super, soldato pinguino da SDJ in inglese, sembra perfetto, dopo andrò a controllare meglio. E con questo concludiamo le super. Poi passiamo alle ultra. Abbiamo questo bellissimo Tragoedia da Jump, ultra raro. Considerando che Ultimate è tipo irraggiungibile, mi va benissimo questo. Poi abbiamo Malicious, che ok, aveva un senso considerato i supporti di Hero. Adesso perde di tutto il suo significato. Peccato, peccato, era una bella carta. Abbiamo poi Sirena, Toon, anche questa sfondata, però in prima, quindi tanta roba. Drago Fantasma, in prima, anche questo carino. Ma queste sono cose da niente. Cioè, vogliamo parlare di questo Don Zalong in seconda, ultra raro da PGD, Near Mint. Cioè, è bellissimo. Ne ho già uno in collezione, quindi nel caso questo è in vendita o scambio. Poi abbiamo un Ninja Fulminio in seconda. Peccato qua per la lettera mancante, ma ok. Doppio Rosa Guerriera. Ino Kagutsuki in seconda, ovviamente. Un pochino rovinato questo in alto, peccato. Poi Drago Armato livello 10. Anche questa come carta non è male. Cioè, esiste Ultimate, c'ha poche stampe, però guardate un po'. Bam! Peccato, e anche qua. Vabbè, raga, sta roba è sfondata. Peccato. Poteva essere una carta molto interessante, ma vabbè, chi se ne frega. Abbiamo poi Distruttore Vulcanico in prima edizione, non è perfetto, mi sembra, però comunque è una carta onesta. Poi Drago Infernale, Tiranno Superconduttore in prima anche questo, anche se è da mazzo. Stessa cosa Stregone Oscuro Eradicatore, stessa cosa Drago Galjintron. Poi abbiamo Drago Polvere di Stella Assalto edizione limitata, Kaiser Cavaluccio Marino sempre da mazzo e sempre in prima. Poi Venominon, ultra raro, dovrebbe essere NM se non sbaglio, anche questo in prima. Vayu, l'emblema dell'onore, bellissima come carta, si giocava in ala nera all'epoca e tipo costava un botto. E sinceramente averla nel 2021 in queste condizioni non è male. Abbiamo Exod,
sfondato, ma ok. Pure in seconda. Mago di Arcanite Assalto, in prima. Altra carta da mazzo, in prima. Glorioso Drago d'Oro. Una truppa della carta che... bella in prima, però anche questa è sfondata. Teinen. Poi dovremmo avere anche le altre due. Andro e... Teleia. Carine anche queste in condizioni un po' discutibili. Vabbè, io già per me in collezione ce l'ho in inglese. Però sinceramente le vorrei sostituire in italiano tutte e tre in condizioni NM. Perché metterle così c'ha poco senso. Passando adesso alle gold, abbiamo Prometheus, Re delle Ombre, molto carina. Soprattutto perché queste sono gold vecchie e quindi NM sono abbastanza difficili da trovare. Come stessa cosa Mizuki e basta. E poi per concludere le gold abbiamo Obelisk il Tormentatore, che ha una foliatura intorno molto simile a quelle vecchie rispetto alle gold che sono uscite l'anno prima. Poi abbiamo Falco, materia primordiale come secret, Drago Malvagio, Ananta, Ritorno dello Zombie, poi Voltanis Oscuro, in prima, Quasar dell'Avidità, anche questo in prima, poi Dragon du Judgment, cioè Drago del Giudizio in francese, prima edizione, condizioni XNM, ovviamente carta molto difficile da trovare, molto rara in queste condizioni e si aggira sugli 80 euro più o meno. Poi abbiamo Fred, generale oscuro, insetto regina sfondato, mi piange un po' il cuore perché mi serviva in collezione, peccato. Drago serpente notturna, anche questa finirà in collezione e poi è una delle mie carte preferite, guardate quanto è bello, insieme al drago tricorno, sono i mostri normali più fighi che abbiano mai fatto. Poi andando avanti abbiamo Grefer Oscuro, peccato la seconda edizione perché sennò poteva essere tanta roba. Poi abbiamo Guardiano dell'Ordine, dietro di lui poi abbiamo Saint Jengin, carta da premium pack, secret, le condizioni sono ex tendente al good, molto rara come carta perché le premium pack secret non uscivano molto spesso. Ok, non sono all'altezza delle retro pack, però sono carte fantastiche e lui è una di quelle carte che nel corso degli anni si è rivalutata di questo set. Attualmente NM si aggira sui 60 euro, ovviamente questa vale molto meno. Poi dopo di lui abbiamo le ultimate e tra queste abbiamo Sopravvissuto DD in condizioni un po' meh, un po' andanti, pure questo italiano in prima edizione ed è un ultimate spettacolare perché da come potete vedere la versione ultimate risalta molto il vestito che indossa il sopravvissuto e secondo me questa rarità è la migliore in circolazione. Peccato che adesso l'hanno spostata solo negli OTS perché rispetto alla Starlight e all'altra che è uscita ultimamente, cioè questa è di tutt'altro livello. Poi abbiamo un Bestia Cristallo Pegaso Zaffiro con questo obbrobrio in alto. Il back è buono, però il front mi fa tiltare un tantino. Speravo fosse messo meglio. Oh ragazzi, comunque anche questo in prima edizione. Poi come prossima carta abbiamo Drago Montaggio in seconda ultimate, niente di particolare. Poi Sentinella Necro, che dalle foto sembrava messa meglio, ma ha un puntino in alto qua e due puntini laterali. Poi anche nel back gli angoli laterali non sono il massimo. Andando avanti abbiamo, oh bam, un Cyber Drago Ultimate fantastico, guardate che bello, excellent. Però che gli volete dire ragazzi, cioè rispetto alla stampa nuova degli OTS col Cyber Drago Oscuro, questo che è vintage, che è ultimate, che è la versione classica, c'ha, non lo so, qualcosa in più. E ve lo dico perché ho avuto fino alla settimana scorsa l'altra versione e ad un certo punto mi aveva quasi stufato. Diciamo che non ha il suo charme. Comunque ragazzi, guardate, mamma mia, neanche un graffio. Il front sembra perfetto, ha qualche pressione, ce n'ha una piccolina qua. Cioè ragazzi, stiamo parlando di una carta di più di 12 anni fa, cioè concedetegli di avere qualche pressione, qualche difetto. E ovviamente di essere in seconda, perché in prima non me la sarei potuta permettere. Poi abbiamo Gravirosa Kokimeru, in seconda ultimate Nyarmint, niente di particolare. Andando avanti, come altre ultimate abbiamo due Principessa delle Camelie, una in prima e una in seconda, molto carine. Che queste, soprattutto quelle in prima, vale un sacco, mi sembra si aggiri sulla trentina di euro, se è perfetto ovviamente. E per concludere con le ultimate abbiamo questo Breeze, lo Zefiro, in prima NM, bellissimo, una delle carte più belle del mazzo alla nera. Allora, passando oltre abbiamo come unico mostro rituale Zeralamanta, poi come fusioni abbiamo Lucente Fenice Sorvegliante, in prima edizione, super rara,
Adesso la ho Super, Ultra e Ultimate, tutte e tre in prima. Bene, perfetto. Drago Cyber Oscuro, visto che esce lo Structure Deck di questo bestione, è sempre bello avercelo foil, soprattutto di vecchia stampa. Come ultima carta fusione abbiamo Grande Neossero Elementale, che aveva il suo valore, però da come potete vedere c'è una bellissima piega dietro, che ovviamente adesso non voglio vedere per non piangere. Passando ai sincro abbiamo Ripristina Vita Psichico, Drago Catena di Ferro, un sincro alla nera di cui non ricordo il nome, poi Ala Nera all'armata, mi sembra in due per, sì. Passando alle super abbiamo Combattente Colossale, Androide Magico, Mago di Arcanite, Gaia il Cavaliere e la Forza della Terra, Shabolex Urbellum e basta. Passando adesso alle ultra abbiamo un Braccio Arsenale italiano prima edizione, Nyarmint, molto carino, un Guerriero Rottame anche questo in prima, un Maestro Armatura alla nera in prima, un Drago Tridente un po' andante ma anche questo in prima. Passando invece alle secret dovremmo averne solo due, abbiamo infatti doppio Worm Secret e come ultima sincro una carta Ultimate di Fortezza Cosmica Golgar, anche questa in perfette condizioni. Passando oltre abbiamo tre distruggimano comuni, vabbè niente di particolare, ma andiamo oltre. Abbiamo Marchio della Rosa, se non sbaglio si chiami in giapponese. Poi una Tempesta Potente super rara da Predoni Metallici, se non sbaglio, sì, bellissima. Poi Rito della Gloria Nera in prima edizione da mazzo, Rito di Zera, di cui abbiamo già Zera e che abbiamo già visto prima, ma vabbè, poco rilevante. Un Magical Mallet super da DP2, molto carino, NM. Distruttore Bubble in prima ma distrutto, uno scambio di anime, propulsore demone eterno per la nostra base demone eterno, una polimerizzazione super in prima edizione molto carina, una fusione dimensionale da buttare direttamente nel camino, distruggi carte in prima edizione dovrebbe essere messa anche bene, quindi questa probabilmente andrà in collezione. Abbiamo poi mostro resuscitato super da retropack che va in collezione ovviamente, ritorno totale stessa cosa, e per concludere abbiamo il commerciante di carte, mi sembra. Come ultra abbiamo un'esplosione di fuoco infernale in seconda, peccato, un Rage Eki da retropack che una volta stava tanto, poi ho controllato ultimamente è calato moltissimo di prezzo, questo qui è Dex e sta sui 13 euro. Poi andando oltre abbiamo il playset di Pescata del Destino, molto carina soprattutto perché escono i supporti eroi del destino. Poi passando alle gold abbiamo Tempesta Potente, Rinforzi dell'Esercito e Controlla Mente, mentre come secret abbiamo Sipario della Magia Oscura da Premium Pack, Legame dell'Eroe, Esplosione dello Scudo e Scambio Illuminato, niente di particolare. Adesso passiamo alle ultimate e qua c'è roba carina da vedere. Abbiamo questa ricarica solare, un po' andante come vedete, ma comunque sempre una ricarica solare. Poi Fulmine Voltex, good played, molto andante nel senso, in prima edizione in italiano. Una Giara dell'Avarizia, così c'ho il 2 per, e l'altra è in prima ed NM, quindi capite che c'è un po' di distacco di valore. E poi abbiamo doppio Mostro Reincarnato Ultimate, di cui entrambi in prima. Adesso ho il playset di Mostro Reincarnato in prima. E per concludere adesso passiamo alle trappole. Abbiamo Catena Demoniaca, Starfoil, che qualcosa vale, Magia Ombra in prima edizione, super rara, da SKE. Poi abbiamo Giudizio Solenne, super raro da Retropack, anche questo da gettare in collezione, Eredità di Yatagarasu da Premium Pack, super rara. Poi Martello Edge, che vabbè non sta a niente, in prima, va bene. Cappelli Magici da SDF, anche questa carina, non so se ce l'ho in collezione, dovrei dare un'occhiata. Poi abbiamo una carta top, Cerchio Incantatore NM prima edizione, ne ho venduto uno in seconda così, anzi messo peggio, a 10 euro, questo sta veramente tanto. Poi abbiamo Arrivo Cavaliere Stellato che boh, cosa ci faceva qua dentro non lo so, è un ultra da Ghost from the Past, boh, meglio così, però sta tipo a 2 centesimi. E poi abbiamo Forza Riflessa da Duelist Pack Yugi in prima edizione. E per concludere mi sembra che ce n'è ancora una, abbiamo Cilindro Magico in inglese da Tin, da IOC. Questa carta si trovava in quelle scatoline dove c'erano, se non sbaglio, 3 pacchetti e 2 promo, di cui se non vado errato si poteva trovare o questa o un'altra carta. Andando avanti, adesso con le gold, abbiamo doppio Tributo Torrenziale, molto buona come carta perché
è una gold vecchia. In più, oltre a essere NM, si gioca in GOT, quindi molto buona come carta. Passando poi alle secret, abbiamo una macchina del tempo, doppia barriera Demon Eterno in prima edizione, così per concludere al meglio il nostro mazzo Demon Eterno, e per concludere dadi del teschio. Concludendo adesso il video, passiamo alle ultimate e abbiamo Magical Explosion in prima edizione rovinata e Buco Trappola DD in seconda questa volta. Questa, ragazzi, è tutta la roba che ho acquistato che si trovava all'interno del lotto. Diciamo che vabbè, c'è qualcosa di carino, qualcosa meno, qualcosa NM, qualcosa rovinato, però nel complesso è roba bella. Fatemi sapere poi qua sotto con un commento se vi è piaciuta la roba che ho acquistato, e nel caso se vi serve qualcosa scrivetemi su Instagram, che ve lo ricordo, lo trovate qua sotto in descrizione. Adesso che ci ripenso, a inizio video avevo detto che vi avrei parlato di quello che era successo ultimamente e durante l'estate, però non l'ho fatto. Vabbè, ci sarà un altro video per parlare di questo. Quindi ragazzi, state easy e noi ci rivediamo settimana prossima, sempre qua, con un nuovo video. Ciao a tutti!